Jesus. Che meraviglia. Già fatto. E che mi piaci troppo. Ma va a morire ammazzato. Ma cosa fai? Leggi Dostoevsky? Ma che è un mattone? Comunque è meno pesante di te. E quindi, dottore, anche questa volta è andata a finire così? Ogni volta la stessa storia. Sto impazzendo. Vedi, Daniele, prima di darti qualche cosa dal punto di vista specificatamente farmacologico, io proverei con qualche tecnica meno invasiva, mi capisci? Cioè? Tu devi pensare a qualcosa di particolarmente schifoso nella tua vita. Specificatamente orribile, pensa. Ci sarà qualcosa di orroroso, di schifoso. Ce l'ho, ce l'ho. Ce l'hai? Bene, tienitela per te. Allora, ascoltami bene. Nello specifico, quando ti troverai nel momento del culmine dell'atto, appunto, nello specifico e specificatamente devi pensare intensamente a questa cosa qua. Durerai almeno, nello specifico, 5 minuti in più rispetto al normale. 5 minuti in più? Magari, dottore. Vuoi qualcosa da bere? Non c'ho sede. Anzi, c'ho sonno, vado a dormire. No, dai, dammi altri 5 minuti. Sono sicura che te ne basta mezzo. No, questa volta sarà completamente diverso. Dici? Dico. Sicuro? Sicuro. Vabbè. Dove vai? Aspetta a letto. Subito? Spicciate! E vengo anch'io. Ti aspetto? Sì. Ti vai pronto? Pagamenti. IRPEF, IRPEF, F24. Tasse. 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 Scusa, ma che oltre all'eiaculazione precoce adesso abbiamo pure un problema di disfunzione erettile? Ma guarda che non è colpa mia, è colpa di Equitalia. Vieni qua, c'è il... Ma lo sai che ti dico? Dimmi, amore. Arrivammo riammazzato. Ho pure finito Dostoevsky, mo che me leggo. Cieco.